E quindi arriviamo in sala termica, quindi caldaia della ETA. Questo è il kit di produzione sanitaria. La caldaia è di tipo molto compatto, autopulente. Abbiamo un attimo staccato il compattatore ceneri. Come vedi qua ci sono all'interno due coclee, due viti senza fine. Una è per i turbolatori, quindi dove passano i fumi, dove ci sono quelle eliche che rallentano i fumi, che vengono scosse e cade la cenere. E fa meno residuo, quindi va in questa parte qui, in questo contenitore più piccolo. E l'altro, che è isolato proprio per non andare a interferire con i tiraggi e le aspirazioni a caldaia, è la parte che raccoglie le ceneri del braciere, che anche lì ha un sistema autopulente e viene portata fuori la cenere nel vano più grande, più capiente. Ok, la cosa che vedevamo insieme con Cedric è, nel caso malaugurato ci fosse un'assistenza da fare su questi, su queste caldaie, che comunque sono tra i top di gamma, probabilmente bisogna smontare tutta la parte di pannello frontale, il centro assistenza, e dovrà intervenire smontando questo, però rimane il fatto che resta una gran bella caldaia. Sì. Poi quando Cedric finirà il lavoro tornerò giù, faremo un altro video dove ti faremo vedere il lavoro ultimato, quindi accensione caldaia, radiatore, tutto quanto, e faremo vedere nel pratico come funziona il kit sanitario e come funziona anche questo tipo di solare termico. Prima però di uscire, Cedric mi ha fatto ragionare su una cosa. Qui sono già installati anche dei moduli fotovoltaici e l'elettricista ha ben pensato anche di far che cosa, Cedric? Di sfruttare l'energia in eccedenza. Come sai, sul super bonus tutto quello che è l'eccedenza va messa in rete e non ci chiappi nulla, in poche parole. Quindi l'eccedenza la gestiamo attraverso una resistenza, andiamo a smaltire attraverso l'elettricità eccedente, eventualmente sul puffer, un po' di calore che non è quella che scalderà il puffer, però piuttosto che tirarla via la sfruttiamo in quella maniera lì. Certo, poi vedremo anche Mario con l'elettricista come collegherà l'impianto e come anche andrà a pilotare la connessione della resistenza o la partenza della resistenza, non in fase notturna ma in fase sempre diurna, e nel momento in cui probabilmente, ma lo farà lui, non ci sarà prelievo in casa e quindi la corrente in eccesso andrà ad aiutare un po' il puffer. Anche questo qualcuno di voi me l'ha chiesto, non fatelo, non fate questo tipo di intervento senza aver studiato prima bene il motivo e tutti quanti i passaggi, perché altrimenti potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, perché se una resistenza così da 2 kW sì, ti gira, gira di notte su 800 litri. Sì. Io non consumo pellet, però quando ti arriva la bolletta di corrente scappa. Sì. Una piccola chicca sempre riguardo a caldaie, configurazione impianto. Queste caldaie qui, come sai, hanno un'elettronica molto performante, molto elaborata. Avrà dei terminali in casa, quindi due zone, due display che leggono la temperatura ambiente, una sonda esterna, e qui al posto di questa manopolina qui metteremo una centralina che mi andrà a gestire la temperatura di mandata sui radiatori, quindi diciamo gestione climatica sulla biomassa, e misceleremo in base alla temperatura esterna, in base alla temperatura interna la caldaia deciderà quanto calore mandare nei radiatori. Ok, perfetto. Allora, se volete sapere perché non si fa da tutte le parti queste qui, semplicemente perché qui bisogna mettersi la mano al portafoglio e parecchio. Quindi, se mai ti venisse l'idea di chiedere perché non c'è in tutti gli impianti sta roba qua, probabilmente anche perché il budget è un po' diverso. Sì, poi non da tutte le parti serve, dove c'è bisogno di alta temperatura, sì, dove la casa disperde, dove ci sono radiatori magari anche un po' tirati, è inutile miscelare, bisogna mandare a dritto. Certo, sì, scherzavo il discorso dei soldi, però è vero. Anche se... quello. Però immagino di tagliare. Ah sì, non tagliare niente.
se dovessi dei radiatori in ghisa, magari a 3-4 colonne, probabilmente non avresti modo di gestire la temperatura in questa maniera, perché avresti bisogno di 65-70 gradi a manetta, sì, per scaldarli e scaldare l'ambiente. In questo caso capirai che tutto quanto è nuovo e tutto quanto è seguito anche da un paio di ingegneri, per cui queste cose insieme con Cedric sono tutti bilanciamenti di una sala termica evoluta su un'abitazione evoluta. Esatto. Non prenderlo come copia e incolla. Se poi hai qualche migliaio di euro in più da spendere, te lo veniamo a mettere. Mannaggia sti soldi. Adesso io e Cedric mettiamo giù la videocamera e iniziamo a fare cemento. Un po' di cemento, un po' di malta. Da qua si vede un po', sì. Bene, allora adesso ti salutiamo con questo bel scenario. Ulivi, api, insomma. E quella è un'altra casetta che sta realizzando a livello impiantistico Cedric. Vedi quanti soldi fa Cedric. Poi parla di soldi. E noi adesso andiamo a berci in aperitivo e ci vediamo al prossimo video. Nei prossimi video cosa andremo a vedere? Sei abbiamo già varie cose, abbiamo sempre impianti a biomassa, un po' di legna, un po' di pellet, altre caldaie di alta fascia. Bene. Ci saranno cose belle, dai. Quindi dai, ci vediamo ai prossimi video e ciao. Ciao.